Pronto? Pronto, Chiara? Chi è? Ciao, tanti auguri! Ah, grazie! Buon compleanno, anche se siamo in ritardo! Grazie! Ma com'è che siamo in ritardo? Perché avete festeggiato così tanto, avete pensato ai festeggiamenti, che poi, mannaggia, ci siamo dimenticati la raccomandata! Immaginavo c'entrasse qualcosa la raccomandata. Vabbè, ma tu lo sai che hai un ragazzo un po' particolare, no? Un po' particolare, sì. Un po' particolare e molto romantico. Molto, molto, molto romantico. Molto, molto romantico. È per questo che t'ha colpito, vero Mirko? Sì. E quindi, insomma, inutile che ci giriamo intorno. L'hai già capito che questa raccomandata arriva da parte sua? Sì. Chiara? Detta anche Marilyn, vero? Visto che sempre io. Qualche tempo fa ci siamo già sentiti e ci hai spiegato che appunto è il tuo soprannome, o meglio, ti hanno dato questo soprannome così i tuoi amici proprio per questa tua capigliatura bionda. Sì, adesso penso lo sanno quasi tutti. Dopo sì, l'ultima raccomandata. Ovviamente, sai, dopo tutta questa pubblicità che abbiamo fatto. Ma tu ce l'hai ancora la capigliatura bionda alla Marilyn? Oddio, non più perché io mi sono fatta liscia, però in generale sì. Ah, vedi, voglio dire, però magari per assurdo poi i soprannomi restano, no? Magari fra un po' di tempo sì. Ti chiameranno Marilyn, magari sarai mora o rossa e nemmeno si capirà bene perché. Però e niente, ormai è cominciato così. L'importante è che lo sanno. E questo è l'importante. Allora, senti, c'è qualcosa di ancora più importante che io voglio sapere, perché tu non è che hai fatto un compleanno qualsiasi, no? No. Hai fatto il compleanno, in un certo senso, hai fatto il compleanno sì. Della vita. Cioè, quello che almeno una volta, già da bambina, in ogni fase della tua età, hai immaginato. Perché è una tappa che si immagina, vero? Sì. Ecco, quindi la prima domanda è questa. Come ti senti da questa parte della barricata? Dei maggiorenni. Ancora non mi è cambiato nulla. Non ti è cambiato solo nulla? Solo il fatto che posso comprarmi le sigarette. Ah, questa di solito non è la prima cosa che si dice, eh? La prima cosa di solito riguarda la scuola, le giustificazioni. No, vabbè, a me quello non mi interessa. No, te lo facevi già prima. Sì, quello non mi ha mai preoccupato. Eri bravissima a farti tutte le firme, sì, sì. Tanto tu vai a scuola a Roma, no? Sì, sì. E là non ci sentono, puoi dire qualsiasi cosa. No, dai, cioè, infatti loro che gli frega. Puoi ammettere qualsiasi nefandezza, eh? Sì. Ok, quindi ti puoi comprare le sigarette. Ma questo sì. Però non è una cosa... Vabbè che... Ma... Insomma, cioè, non sarebbe proprio il caso, eh? Non è proprio una grande conquista. Se la smetti proprio di prenderla, è ancora meglio, eh? Vabbè, ma quello più là. Ok, sì. Conoscevo una ragazza che diceva la stessa cosa. Sono troppo giovane per smettere. Sì, decisamente. Vabbè. Comunque, senti un po'. L'altra cosa è questa. Come hai festeggiato e soprattutto se c'è stata qualche sorpresa inaspettata. Sai tutte sorprese. Raccontacene un po'. Vabbè, tipo ieri sera, che era il giorno del mio compleanno, sì. Lui mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, mi hanno chiamato delle persone, mi hanno detto di scendere, se puoi scendere giù perché c'è qualcosa per te, io comunque sto ancora a casa, quindi tranquilla, tutto va bene. Se non scendo, stava lui che aveva un cartellone enorme. Mirko? Tipo le... Sì. Ah. Con le foto nostre e un mazzo di fiori. Mamma mia. E ti ha fatto pure una serenata? No, quella no. Fortunatamente no. Però vabbè, è un musicista. Sì, vabbè, però può bastare quello. Può bastare, troppe cose insieme. E poi avete fatto pure festa con gli altri amici? No, ancora no, il 12 faccio festa. E quella sarà proprio la festa dei 18 anni. Quella ufficiale, sì. Ufficiale, quella appunto che hai immaginato da chissà quanto tempo. Sì. E sei contenta di passarla con i tuoi amici qua dalle nostre parti, diciamo, sì, eh? Sì, beh, okay. Certo, se no stavo a Roma. Certo, ma ne fai una pure a Roma? Non lo so, non credo, forse mi vedo con qualche amico quando torno, ma non lo so ancora. Ok, per adesso vivo qua. Giusto, giusto. Senti una cosa, Chiara,
Allora, noi ti facciamo appunto tantissimi auguri, siamo contenti di fare parte in questo momento, pure nel nostro piccolo, di queste giornate sicuramente memorabili, quindi grazie. Tra tutte le cose che ricorderai di 18 anni magari ci sarà pure questa piccola raccomandata. Ovviamente gli auguri arrivano dal tuo Mirko che già ha fatto di tutto, appunto, come ha dimostrato, dimostrato ieri sera. Beh, insomma, qua è più di un mese che si sta insieme, mi sa, eh? Sì, sì, è un mesetto, un più mesetto, o meno. Un mesetto, quindi praticamente abbiamo festeggiato pure il mesiversario, eh? Sì. Senti, Mirko, però mi ha lasciato la canzone scoperta. Mannaggia. In che senso? Prende freddo adesso. No, nel senso che non c'ho la canzone, non ha scritto la canzone per mettere la ciliegina sulla torta questa raccomandata. Mi sa che la devi scegliere tu. Oddio. Quando si tratta di Mirko scelgo sempre lei, c'è sempre la stessa canzone. Va bene, dai, tanto l'abbiamo messo niente. Un mese fa, non è che proprio... Vabbè, cioè, sì, giustamente. C'è di peggio, eh. Cioè, ci sono canzoni che vengono ripetute lievemente più spesso. Sì, quindi... quello è vero. Quindi si può pure fare, ok? Sì, allora senti, vabbè. Prima di ascoltarla però ti lasciamo il microfono per un saluto a Mirko e per dire insomma quello che vuoi. Va bene. Vai, 3-2-1. Niente, comunque, anche se ci sono delle cose che non vanno, spero che riusciamo a risolverle. Perché comunque io tengo a lui, lui tiene a me, quindi potremmo fare uno sforzo in più per cercare di mandare le cose ancora meglio, spero. Quindi e... ok, c'è anche pure una specie di frecciatina, ok? Sì. Mirko, fa il bravo. Fa il bravo Mirko, va bene le serenate, va bene il raccomandato, però precisamente, però anche io devo mettere del mio, cioè sono più io quella che deve mettere del tuo. Ho capito, bene. Diciamo che sai anche fare autocritica. Sì, quello sì. Chiara, questo è importante. Allora, va bene. Senti, intanto ovviamente vi mando il mio classico in bocca al lupo. Mi raccomando, la prossima raccomandata la voglio per festeggiare che hai smesso di fumare. Va bene, sei la prima persona. Intanto festeggia appunto acquistandone senza problemi di dover prendere insomma dei codici fiscali in giro alla gente, come so che generalmente si fa in questi casi, visto che me li hanno chiesti. Sì, praticamente. Delle ragazze in Italia. Va bene, dai, Chiara, tantissimi auguri, Marilyn, tu grazie. Sei lei, Ligabue, ok? A presto, va bene. Ciao.